Sì, sono Silvia Franco, io vivo e lavoro qui a Bologna. Ho fatto degli studi prima classici, poi giuridici e poi più avanti sono iscritta all'Accademia di Belle Arti qui a Bologna, dove ho conseguito il diploma specialistico in pittura nel 2016. La mia ricerca artistica ruota prevalentemente attorno alle tematiche di tempo e di memoria e se vogliamo, di definizione delle forme, di tutte le dinamiche trasformative che sono sottese alle stesse. Mi confronto prevalentemente con dei materiali organici, quali la carta, la cera, il legno. E mi interessa appunto osservare come sostanzialmente diverse superfici rispondono all'accanimento mnemonico, nel senso che le stesse vengono sostanzialmente investite da dei processi prevalentemente in reiterazione di accumulo, stratificazione oppure asportazione o macerazione oppure inclusione oggettuale. Mi interessa appunto vedere qual è la risposta poi visiva che questo decorso un po' forzato dal mio intervento reiterato determina sulle stesse. Quindi il decorso temporale mi interessa perché può di fatto determinare degli esiti anche antitetici, quindi di accumulo, quindi di esplosione un po' della materia, del lavoro e quindi di presa di corpo, di peso della materia oppure di disgregazione della stessa, di assottigliamento e quindi di fragilità, come nel caso poi dei lavori sulle carte. Ecco, io prevalentemente lavoro con la cera, appunto ho detto con le carte. L'opera che ho presentato rientra in un ciclo di lavoro che si chiama Chenotipie, è un ciclo di lavori su cui appunto lavoro da diversi anni. Ho iniziato i primi lavori, sono le prime opere sono del 2013-2014, direi. E, è un lavoro in cera, è un lavoro che si chiama appunto chenotipia. Ho coniato questo termine perché volevo in qualche modo evocare tre concetti, è una parola greca, chenotipia, quindi kenosis, che significa spogliarsi, e poi topos, quindi luogo e anche tipos, impronta. Quindi nella mia idea la chenotipia è un luogo, una superficie che accoglie memorie, impronte, di cui ci si spoglia durante il processo creativo, che avanza appunto per reiterazioni. In questi lavori parto da delle tavole di legno, poi fondo della cera, la cera, un miscuglio di cera vergine, d'api e cere vegetali. Nell'opera acquisita ho disciolto degli ossidi di ferro e la cera fusa viene stesa a pennello sulla superficie, quindi quando la cera si solidifica viene incisa con degli accadimenti, viene come una matrice inchiostrata dal bitume, la superficie viene poi scaricata dall'eccesso e nuovamente la cera viene, prima di questo, la superficie viene stirata con un ferro da restauro e poi questo processo si reitera più e più volte, quindi si creano tanti strati sovrapposti di cera e proprio tramite la traslucenza della sostanza sono percepibili diversi livelli di profondità di segno e quindi appunto rispetto al discorso che facevo prima, questi sono dei lavori in cui l'esito secondo me del processo, del decorso appunto temporale che io innesco è di esplosione, di aumento di peso della materia, quindi di presa di corpo insomma. E, sì, adesso sto lavorando un po' sul tema degli erbari figurati medievali. Cioè sto selezionando da archivi prevalentemente digitali di biblioteche, delle tavole di erbari figurati medievali,
catturando in primo luogo dei particolari di queste tavole nelle quali il tempo ha particolarmente inciso rispetto alla figurazione che è stata fatta. E quindi poi dal particolare che viene catturato con la Polaroid segue poi la realizzazione di una serie di quaderni, di disegni, insomma di tracce molto basiche che vengono riprese e poi tutto ciò viene poi trasposto sempre sempre in cera, quindi ripropongo la figurazione, insomma, la trasformazione, ecco, della figurazione che mi può restituire questo particolare catturato, volendo in qualche modo dare un'idea di dinamicità e di evoluzione appunto della forma determinata dall'incisione del tempo reale, in questo caso sulla carta, insomma, sull'intervento, tra l'intervento umano e poi quello che è accaduto grazie al tempo, insomma.